Valeria De Luca. Buonasera, ben Valeria. Bentrovati. Che è una psicologa, psicoterapeuta, psicogenealogista, che non è una parolaccia. Attenzione, adesso andremo a spiegare facilmente se facciamo un'etimologia della parola, appunto, genealogia, psiche, quindi andare a ritroso nelle radici della psiche, dell'anima. Ti occupi, tra le tante cose, di costellazioni familiari, sì. Usi l'arte come mezzo per fare terapia, quindi arte terapeuta. Cerchiamo di andare con ordine. La cosa interessante è che, come sappiamo bene, tanto l'arte terapia, tanto ovviamente le costellazioni familiari vengono usate spesso anche da non addetti, tra virgolette, lavori, da certo. Chi non ha la stessa psicogenealogia, cioè da chi non ha fatto un percorso, diciamo, accademico carattere psicologico. Sì. Ecco. Diciamo che in quel senso, dicevamo, un po' borderline, nel senso che. Sì, perché io in realtà arrivo dal mondo dell'arte, ho fatto una formazione come attrice cantante, ho scritto per il teatro e per la televisione e poi ho scoperto l'arte terapia facendo dei laboratori in una casa famiglia, quindi lavorando con dei disagi e scoprendo il potenziale che semplicemente un laboratorio di recitazione piuttosto che di canto aveva nella gestione di alcune dinamiche emotive. Da lì ho iniziato a fare una formazione, diciamo, da una parte appunto accademica, quindi psicologa, psicoterapeuta, eccetera, dall'altra borderline, nel senso approfondendo una serie di tecniche che sono un po' a margine di quello che è il panorama accademico del momento, che sono le costellazioni familiari, i lavori sui traumi come le MDR, tante tecniche diverse, e questa tecnica che io trovo meravigliosa, questo insieme di tecniche che si chiama Access Consciousness, di cui sono diventata facilitatrice, perché si chiamano facilitatori piuttosto che terapeuti. Infatti. E quindi ecco. Infatti, in che cosa costa questa art? Come si chiama? Access Consciousness, che in inglese è accedere alla consapevolezza. Alla consapevolezza, sì, esatto. Molto di esoterico sta roba. C'ha molto di esoterico. In realtà sono strumenti codificati dal fondatore di Access, che è Gary Douglas, è un americano attualmente vivente, che una trentina d'anni fa ha cominciato a codificare una serie di tecniche che si basano sia su lavori proprio sul corpo, durante i quali permettere alla persona attraverso il corpo di riconoscere e poi modificare tutte quelle che sono i condizionamenti, le memorie traumatiche che esistono e che sono attive nel corpo e che ci portano ad avere dei comportamenti automatici. Cioè il punto focale è spesso andiamo col pilota automatico, e quindi poterlo vedere, poter portare presenza su questo, poter riconoscere perché stiamo facendo questo e poter scegliere qualcos'altro può diventare la creazione di qualcosa di completamente diverso. Insomma, hai fatto un bel giro, insomma, perché come mai poi cioè la parte artistica dalla quale è ripartita l'hai mollata definitivamente? No, assolutamente no. Riesci a una band con cui suono, recito, insegno scrittura in un istituto di cinema che è il Rossellini di Roma. Come no, il Rossellini? Sì, beh, allora conoscerai i nostri montatori perché hanno studiato lì, non so da quanto tempo insieme. No, da un paio d'anni. Forse ci siamo incrociati allora. Comunque, no, per dire, insomma, ti dai tanto da fare. Sì. In tutto questo, la psicogenealogia di cui parlavamo all'inizio, come si inserisce? Allora, si inserisce un po' di anni fa un signore che si chiamava Jung ha parlato di un po' di cose che sono. Tu sei junghiana? Beh, diciamo come orizzonte, come universo, quello è sicuramente il mio universo. Lui ha esplicitato qualcosa che poi queste tecniche hanno anche reso pragmatico in qualche modo, e cioè il fatto che molti dei nostri comportamenti in realtà non sono, come dire, liberi da condizionamento, ma dentro di noi ci sono delle immagini psichiche che agiscono 90 su 100 nascostamente, cioè di cui non ci rendiamo conto, non siamo consapevoli, e che creano il nostro immaginario interiore, spesso condiviso con i membri di un sistema famiglia, i membri di un sistema nazione, i membri di un sistema culturale, cioè chi è di sinistra, chi è di destra, ascolta una certa musica, ha dei certi riferimenti culturali, è così. In realtà cominci a funzionare in un modo che non è il tuo, ma è quello del tuo gruppo.
molto spesso compriamo il punto di vista che quello è il nostro punto di vista. E fare questo può portare che mi ritrovo in una scatola di vita che non è la mia, ma che ho comprato come la mia. Mappa, hai detto una cosa interessante però, perché effettivamente ci si ritrova in tutto questo discorso. Assolutamente. È interessante, come io molto spesso anche noto, che i gruppi alternativi in realtà non sono alternativi a niente, perché quando cominciano ad aumentare di numero, come diceva qualcuno, insomma, la quantità determina anche il cambiamento qualitativo della cosa e viceversa. Cioè, quando cominciano a aumentare di numero, non so, alternativa di cosa, se siete forse più degli altri. Quindi, interessante. È interessante vedere come si muovono, cioè, è come se ci fosse le increspature in superficie, che sono i nostri comportamenti, quello che pensiamo di credere, quello che pensiamo che siano i nostri gusti, eccetera. E poi questa marea profonda che in realtà determina quello che accade sopra, ma spesso non lo sappiamo. Insomma, Valeria è una veramente in gamba, non mi ha pagato per fargli pubblicità, ma ancora dire... no, però se continui ti pago. No, però insomma, veramente, perché così, cioè, vorrei fare la tua vita, nel senso che pure io ho sempre detto che avrei voluto studiare psicologia, ma per un pelo l'ho quasi sfiorata, o comunque occuparmi degli altri, in questo modo. La cosa divertente è che, come accade sempre anche nel mondo della psicologia, poi si crea l'accademia e quando qualcosa di nuovo arriva, io sono un cognitivista, io sono uno psicoanalista. Quindi c'è la lotta degli psichiatri che pensano che gli psicoterapeuti gli psicologi con i counselor, ed è un eterno ritorno dell'uguale, che potrebbe essere più divertente se, come dire, fossimo più disponibili a integrare qualcosa che ci suona vero, piuttosto che difendere un culto. Vabbè, comunque, per approfondire tutto il discorso legato alla professionalità di Valeria De Luca, c'è un sito, valeriadeluca.com, delucavaleria.com, non vi sbagliate a scrivere De Luca e basta, sennò esce il governatore del mondo, De Luca, e c'è anche un contatto Facebook, Valeria De Luca Sepe. Che canti, però, non ho mai risposto. È fondamentalmente il nostro un progetto Soul Blues, con aperture a sonorità etniche di vario genere. Molto interessante. Molto interessante anche questo. Valeria, ti ringrazio. Grazie a voi. E buonanotte. E buonanotte.